Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Celebriamo oggi la quinta domenica del tempo di Quaresima. Ascoltiamo ora la presentazione delle letture e poi il Vangelo, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La quinta domenica del tempo di Quaresima ci mette davanti il grande segno di Lazzaro. Completiamo così un percorso abbastanza preciso, abbastanza logico. Dopo le prime due domeniche, il testo delle tentazioni, il testo della trasfigurazione, abbiamo tre domeniche che sono tematiche, sono i tre grandi segni di personaggi giovannei. Abbiamo letto nella terza domenica la Samaritana, nella quarta domenica scorsa il cieco nato, oggi leggiamo il segno di Lazzaro. Domenica prossima le palme e poi la Santa Pasqua. Quindi, come vedete, il percorso di queste sette domeniche è un percorso estremamente didattico che ci mette davanti e interroga anche la nostra fede, in particolare Lazzaro. Io sono la resurrezione e la vita. Di fronte al cadavere del fratello sepolto, Gesù dirà a Marta: tu credi questo? Marta non opporrà ovviamente un rifiuto, ma di fronte alla richiesta di Gesù di aprire il sepolcro togliendo la pietra, a Marta gli dirà: ma signore, sei proprio sicuro? Ecco, non glielo dirà in questi termini, ma glielo farà ben intendere. Non ti ho detto che se credi in me vedrai la resurrezione? Ecco, Gesù è perentorio, è quella scena straordinaria con il sepolcro, Lazzaro morto, aperto e Gesù da solo, dove tutti aspettano che cosa succederà adesso. È quella frase: Lazzaro, vieni fuori. È incredibile quel percorso nato anche con i discepoli che hanno paura di seguire il Maestro a Gerusalemme, andiamo a morire con lui, ma invece Gesù glielo annuncia fin dall'inizio: sono contento che sia morto perché voi crediate. E in quei voi ci siamo anche noi, ovviamente. Una speranza che nella prima lettura era già stata annunziata dal profeta Ezechiele, che ricostituiva la speranza di Israele e utilizza l'immagine dei sepolcri dai quali fuoriescono nuovamente gli israeliti. Così come il Salmo 129-130, che dà profondo a te grido. Veniva letto nella valle di Ben Innon, la valle della Genna, il punto più profondo dove si vede Gerusalemme, e di lì, che era un luogo ovviamente malsano, veniva invocata questa preghiera dal profondo anche di fragilità morale: ecco, mi affido a te perché presso di te è la misericordia. La seconda lettura, il testo di Romani 8:8-11, pone un principio molto chiaro: non solo lo spirito connota la vita dei cristiani, ma lo spirito, quello spirito che riceviamo in questa esistenza, sarà il principio della nostra resurrezione. E usa un verbo preciso, il verbo oikeo, cioè il verbo abitare, abita in noi, non è una presenza fugace o una semplice intuizione o mozione, ma è una residenza, ecco, che ha preso casa in noi. Quello spirito sarà il principio della nostra resurrezione. Una domenica dunque in compagnia di Lazzaro, in compagnia di un gesto straordinario di Gesù, che ovviamente metterà a nudo tutti, a partire dai sommi sacerdoti e da coloro che devono prendere decisioni su di lui. Tutti, dopo il segno di Lazzaro, devono prendere posizione. Anche noi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato,
ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: Andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: Il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto, disse allora ai giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Dopo aver ascoltato il Vangelo, vorrei sottolineare con voi un aspetto, e questo l'ultimo dei segni compiuti da Gesù e che ci sono raccontati nel Vangelo secondo Giovanni, il grande segno della risurrezione di Lazzaro, un segno che ha uno scopo ben preciso, che è quello di portare alla fede in Gesù Cristo. Lo vediamo nei dialoghi che sono raccontati in questo Vangelo di Marta e Maria con Gesù, e Gesù chiede alle due sorelle di fare un ultimo passaggio dall'essere discepole, dall'essere persone che accolgono l'insegnamento di Gesù, a un passaggio ulteriore che potremmo dire è quello di accogliere Gesù stesso, partire dall'ascolto della sua parola fino ad arrivare a un accogliere Gesù nella fede e riconoscere lui come non
l'uomo di Dio che agisce con la potenza di Dio e quindi manifesta il suo legame con Dio, ma Dio stesso presente in mezzo al suo popolo, colui che è capace di operare anche il prodigio della vita, colui che è capace di donare vita a colui che è morto. Il Cristo manifesta con questo segno di essere una cosa sola con il Padre. Accogliere Gesù e accogliere Dio stesso. Accogliere la parola di Gesù è il primo passo per poi arrivare a questa fede piena, a questa fede completa, definitiva nel Signore. Di fronte alla straordinarietà del segno compiuto da Gesù, poi non vi è per l'uomo se non una duplice possibilità, o quella dell'accoglienza, un'accoglienza che porta alla fede, a riconoscere in Gesù il Signore della vita, o quella poi invece del rifiuto, un rifiuto che porta invece a un prendere le distanze da Gesù. C'è però dinanzi a noi, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, potremmo dire una domanda aperta lasciata a noi. Abbiamo seguito Gesù, abbiamo visto molti dei segni che egli ha compiuto. Questi segni alla nostra vita dicono qualcosa, parlano alla nostra vita, la sua parola muove qualcosa dentro di noi, ci spinge, ci sollecita, fa scaturire in noi un desiderio di rendere la nostra vita sempre più orientata verso Gesù. Abbiamo Lui come meta, come desiderio della nostra esistenza, o questi segni ci hanno lasciato indifferenti? Ecco allora che a questa domanda aperta, no, alla quale abbiamo visto le risposte della Samaritana, del cieco nato, delle due sorelle Marta e Maria, si dovrebbero raggiungere anche la nostra presa di posizione dinanzi a Gesù, che si rivela come il Salvatore, come il Signore della vita, il Dio con noi. Noi come ci poniamo? Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica, arrivederci alla prossima settimana.